disco di Dennis Groove featuring teammate Pulse, tra l'altro Dennis Groove anche loro protagonisti di M2A e Tibiza in una delle puntate. Ma li hai beccati tutti? Tutti, quasi tutti. E loro vanno in giro a dire abbiamo beccato Leandro da Silva. Senti, dobbiamo parlare un po' di calcio. Dai! Basta parlare di calcio! Vabbè, ma il lunedì ci vuole, anche senza il campionato ci sono le qualificazioni. E lo facciamo con un personaggio che è stato uno dei protagonisti del weekend. Assolutamente! Fabio Capello, buongiorno! Buongiorno, buongiorno da Fabio Capello, buongiorno a tutti. Buongiorno! Allora, CT della Russia, per quei due o tre che non lo sanno, insomma, è stato un weekend molto impegnativo. La Russia ha fatto fatica in un girone facile, diciamolo. Ma non è vero niente, questo lo dice lei. Io credo che la Svezia sia una squadra all'avanguardia, come le altre di un girone che non esistono più squadre materasso. Senta mister, a proposito della Svezia, è una partita che poteva essere insomma importante, poi l'arbitro Rizzoli le ha fischiato contro un rigore, insomma, ce l'ha con lei l'arbitro? Ma non lo so, credo che gli arbitri italiani hanno qualcosa da dimostrare nel mondo, oh, e credo che Rizzoli poteva fare a meno di fischiare quella roba lì. Però Rizzoli teoricamente è uno bravo, cioè è l'arbitro più bravo del mondo. Ma cioè, non è vero niente, Rizzoli fa i danni, più danni di Chernobyl. Però ha fatto la finale dei mondiali Rizzoli, sì, no? Anche Costa Curta ha vinto la Coppa Intercontinentale, ma non è capace a fare due palleggi. Non è vero, io l'ho visto palleggiare sulla spiaggia di Copacabana quest'estate. E lei, mister, che ha un po' di problemi, eh? Ad esempio, la sua ex squadra, l'Inghilterra, ha vinto ed è a punteggio pieno. Capito? L'Inghilterra ha giocato contro una squadra della parrocchia. Vabbè, era calcio quello. La scusa, ha giocato contro l'Estonia, lei ha giocato contro la Moldova, insomma, siamo lì. Ma non è vero niente, San Marino non è calcio, la Moldova è una squadra che è naturalmente in crescita. Sì. In crescita, certo. Allora, io vorrei invece che lei ci desse un po' il suo punto di vista sulla nazionale italiana. Abbiamo rischiato contro l'Azerbaigian, però la nazionale di Conte fino adesso è fortissima. Insomma, fortissima. Credo che la partita con l'Azerbaigian ha fatto cagare. Purtroppo è vero. Sì. E che c'erano delle aspettative, ci sono delle aspettative per cui Conte deve fare di più. Più di punteggio pieno, cosa può fare? L'importante è vincere nel calcio, no? Questo lo dice lei e questo l'ho insegnato io al mondo. Ho capito. Lei viene tacciato per essere il mister catenaccio. Addirittura i giornali oggi dicono la Russia frena, Capello trema, in crisi. Ma per carità, hanno bisogno di vendere. Ma è vero che la vogliono cacciare dalla panchina russa? Ma non è vero niente, cosa dite? Va bene, dai, ringraziamo mister Fabio Capello per averci fatto così un punto sulle partite di qualificazione per gli europei. Alla prossima! Ma non è vero niente, arrivederci. Buona giornata! Buona giornata. Non è vero niente. I love it.